Eccoci tornate, proseguiamo con i preferiti 2015 e questa volta sarà la categoria EcoBio, che quest'anno ho finalmente approfondito a tal punto da diventare veramente parte integrante della mia vita, perché se posso uso prodotti EcoBio. Allora, ho unito make up e skincare perché l'EcoBio non sforma collezioni e prodotti come le linee profumeria e beauty classiche, nel senso che hanno proprio un'impostazione diversa della produzione e quindi credo di riuscire a mostrarveli in un unico video. Partiamo dalla EcoBio Skincare. Non posso non citarvi un prodotto rivelazione che, innanzitutto, un brand che mi piace tantissimo, che è Natura Siberica. Ho acquistato, ho ricevuto diverse cose da loro. E Natura Siberica Cleansing Foaming Mousse, che è la loro mousse detergente per pelli miste o grasse, a base di safora giapponica e camomilla, con tutti estratti siberici. Come vedete, ne sono a oltre la metà ed è un prodotto eccezionale. Una mousse morbida che sulla pelle si fonde diventando come una cremina, e quando la sciacquate la pelle nel tempo è purificata ma non tira mai. Paradossalmente potrebbe usare anche una pelle secca con zone impure, perché non tira, lascia la pelle pulita. È un prodotto eccezionale e questo mi è stato inviato da Green Beauty Shop, quindi poi cercherò di lasciarvi i link di dove potete reperire i prodotti che vi cito. Vi voglio citare anche il latte detergente Bardane Violetta di Emporio Natura, che è una bioprofumeria di Parma. Questo è un prodotto che fanno loro della loro linea e credo che sia in assoluto il miglior latte detergente EcoBio e non che ho provato nella mia vita. Non solo toglie il trucco perfettamente, quando è una crema morbidissima che sembra di massaggiare una crema soffice. Si può lasciare in posa anche 1-2 minuti come maschera idratante o essere usato come struccante, un po' come la Beauty Farm di Neve. Quando lo sciacquo la pelle sembra seta. È incredibile, non so come dire, va provato, incredibile. È un po' costosetto, perché viene, l'ho pagato 14,90 per 250 ml, però è infinito, seriamente infinito. Ce l'ho da mesi e sono neanche a metà. Poi, non posso non citarvi lo scrub viso di Natura Equa. Ormai siamo a meno di metà, uno scrub eccezionale, perché non graffia la pelle, ma scrubba davvero. Ha una consistenza in semi gel, un prodotto veramente secondo me eccezionale. Come vi cito, che non ho qui, anche il loro nuovo contorno occhi, che è favoloso, e infatti lo avrei citato ma non ce l'ho fisicamente, è da provare. Il loro contorno occhi nuovo è veramente da provare, credetemi. Poi, una crema che ho comprato al Cosmoprof e che ho aspettato un po' ad aprire e che non ero in smania di utilizzare è di Segreti di Natura e si chiama Crema Astringente al Mirtillo. Mi ha cambiato la vita, cioè me ne rimane praticamente niente. La prima crema nella mia vita che mi ha veramente ridotto notevolmente la couperon. E quando vado in giro struccata, e mi capita spesso, mi dicono tutti: ma come stai bene? Ma sei meno rossa? Io non credevo fosse possibile. Io vi dico che questa mi ha ridotto notevolmente la couperon. Devo capire dove la vendono per poterla ricomprare. Vi cito assolutamente un prodotto fighissimo, che è il Rasul Cleansing Gel di Esprit Equo. Anche questo è un detergente a base di Rasul, quindi purificante, ed è una sorta di gel dal colore verde fango che ha dei micro grani all'interno. Vedo proprio il prima e il dopo quando lo uso, non solo la pelle pulita ma la grana è più sottile, il colorito è luminoso. È un prodotto eccezionale e questo mi è stato inviato da loro insieme ad altri prodotti, ma comunque mi piace moltissimo a prescindere da. Vi cito una maschera che è il mio amore, lo sapete, che è la Mask Detox Vitamine Allo d'Orange di Bio Beauté by Nux. È praticamente finita, sono disperata perché non so dove comprarla. Da me non la trovo, io l'avevo comprata addirittura a Parigi questa. E passiamo al make up. Questi sono i prodotti di cui vi volevo citare. Assolutamente Bio Primer di Neve. So che a molti di voi non è piaciuto, a me piace molto. Non perché mi faccia durare il trucco da mattina a sera, ma perché me ne aumenta la durata e inizia a migliorarmi il colorito della pelle già da subito. Vi cito assolutamente di La Vera l'Eyebrow Styling Gel. È un gel per sopracciglia colorato. A me piace tantissimo perché davvero me le tiene in posa, mi uniforma e mi migliora il colorito. Lo trovo un prodotto eccezionale, sinceramente eccezionale.
Vi cito assolutamente gli ombretti di Alchemilla, cioè gli ombretti di Alchemilla, ragazze, vanno provati per quello che costano, hanno una resa e una scrivenza che niente da invidiare all'alta profumeria. E sempre di Alchemilla, vi cito in assoluto come tra i migliori rossetti dell'anno i loro appunto rossetti. Io ne ho quattro. Ho proprio fatto il video dedicato a loro con gli swatches indossati, dategli un'occhiata se vi va. E a pari merito come rossetti dell'anno, quelli di Lakshmi. Bellissimi, con la resa a pigmento stupenda, uniformi, vellutati e durevoli. Ragazze, date un'occhiata ai rossetti di Lakshmi, credetemi. Blush dell'anno, assolutamente quelli di Zhao Mineral che ho comprato da Limoni, e in particolare il 321 e il 322, che sono una sorta di mattone e un, come lo posso chiamare, marroncino malva, più marroncino che malva, favolosi, matte e bellissimi. Come blush invece in polvere libera vi cito il Popcorn di Neve Cosmetics, che è bellissimo. Questo non mi era stato inviato, ma mi è poi stato regalato, non dall'azienda. Non credevo fosse così bello, e invece lo è davvero, bellissimo. E non posso non citarvi il pigmento Kensington Garden, che è brand rivelazione Ecobio, puro bio. Puro bio per me è stato il brand dell'anno. Non c'è stato qualcosa del loro brand che non mi sia piaciuto. Ho comprato un sacco di cose e poi la collezione di Natale mi è stata gentilmente inviata. La loro terra da contouring è la mia terra da contouring preferita. La loro cipria è speciale. Il loro fondo, una volta capito come essere utilizzato, è un ottimo prodotto. I loro matitoni rossetti mi piacciono da morire. Il loro primer levigante mi piace tantissimo. Cioè, veramente, non vedo l'ora che tirino fuori, spero, degli ombretti anche mono. Mi piacerebbero dei rossetti in stick. Mi piacerebbero, guarda, veramente, spero che continuino a lavorare così perché sono stati per me il brand rivelazione dell'anno. E infatti, nella collezione dell'anno vi avrei citato la natalizia di Purbio. Spero di esservi stata utile, io vi mando un bacione grandissimo, buon inizio 2016 e ci vediamo poi con le altre carrellate dei preferiti. Un bacione!